combattere lo spopolamento della montagna, come mitigare il disagio che questo comporta per famiglie, anziani, lavoratori, per i giovani rimasti e le imprese che resistono nonostante i disagi e il progressivo venir meno dei servizi? Sono domande a cui la provincia di Belluno sta cercando di rispondere unendo le forze. Il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio ha dato vita al Fondo per il Welfare e l'Identità Territoriale, che già dal nome si propone evidentemente non solo un sostegno economico alle famiglie in difficoltà o a favore dell'insediamento lavorativo e abitativo, ma anche lo sviluppo di una identità territoriale, una rivoluzione culturale, cioè che sappia trasformare il disagio del vivere in quota in una risorsa. Io dico sempre, in questo sono un po' ridondante, che è un'esperienza non economica ma un'esperienza di comunità. Il fondo infatti è nato il 15 ottobre dell'anno scorso proprio per affrontare uno dei temi più spinosi della nostra comunità bellunese, che è quello dello spopolamento, e la scelta che ha fatto è stato quello di non affrontarlo con delle idee, con dei progetti precostituiti, ma soprattutto di affrontarlo in comunità, quindi mettendo insieme realtà diverse del nostro territorio e le realtà più importanti. Quindi la provincia ha fatto da collettore, da coordinatore ad un tavolo in cui sono sedute le categorie, in cui sono seduti i sindacati, la diocesi, si è unita poi l'ICS, la conferenza dei sindaci, il consorzio Bimpiave, ma anche il centro servizi per il volontariato, quindi tutte quelle, e da ultima si è unito anche scuole in rete, quindi abbiamo, diciamo, tutte le rappresentanze del nostro territorio, perché insieme il senso dell'identità è che dobbiamo conoscere il nostro territorio per poi aiutarlo e ripopolarlo. Una delle linee di indirizzo del fondo è anche proprio quello orientato alla dimensione educativa, quindi aiutare anche i nostri giovani a conoscere questo grande patrimonio che abbiamo intorno a noi, e perché poi solo così possiamo valorizzarlo e poi anche abitarlo. Ognuno ha stanziato quindi anche delle risorse e vogliamo fare qualche esempio di progetti che sono stati o sono in corso di finanziamento? Sì, 15 giorni dopo la costituzione del fondo, ahimè, c'è stato Vaia. Il nostro fondo si è dato come intento per Vaia di aiutare le famiglie, quindi partendo soprattutto da quelle situazioni che possono anche sfuggire ad un modulo, a delle richieste, quindi parliamo anche di persone che possono avere, infatti, che hanno fatto fatica anche a compilare i moduli che la regione aveva predisposto, e stiamo distribuendo 551.000 euro. È una somma importante che ancora ricordiamo è stata raccolta dalla diocesi, come dai sindacati, come dagli studenti, come dai pensionati. Tutto questo per fare in modo che la gente rimanga a vivere nel territorio montano. Tutto può concorrere, anche l'arte, anche i simboli, e lo vediamo oggi qui a Belluno. Infatti noi abbiamo voluto accogliere questa realtà, che è della Circoland, che è per la terza volta arrivata qui in provincia, intanto perché ha scelto la nostra provincia, una realtà piccola, per accogliere oltre un centinaio, quest'anno sono 150 persone che arrivano da tutto il mondo per mettersi in cerchio e cantare qui. A noi è piaciuto sia i contenuti della loro arte, quindi parlano molto di sostenibilità, di natura, infatti organizzeranno dei concerti ad impatto sonoro zero con le cuffie, dove una persona può ascoltare e capire tutto soltanto se porta le cuffie, e per il resto insomma si cerca di rispettare anche il silenzio della nostra montagna.